Buongiorno e benvenuti a tutti al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Museo che è accolto in questa meravigliosa villa settecentesca, Villa Claretta, una villa di Grugliasco, appunto, uno dei gioielli di Grugliasco. Siamo ospitati qui a Villa Claretta come Museo del Grande Torino dal 2008. Noi guide del Museo del Grande Torino siamo tutte guide volontarie, io sono Paola e poi vi presento Pieraldo, Rino, Roberto e Michelangelo. E entrando in questa villa potrete ammirare tutto ciò che riguarda la storia di una grandissima squadra, il Grande Torino. Storia che parte proprio dagli albori, dalla nascita del Grande Torino nel 1906 fino a, diciamo, arrivare ai giorni nostri, all'ultimo scudetto e all'ultimissima acquisizione della Coppa Italia, che è proprio di recentissima acquisizione. All'interno del Museo del Grande Torino potrete ascoltare, grazie al racconto delle guide volontarie, il racconto di una squadra che ha fatto la storia e che è parte della storia dell'Italia. Una storia davvero emozionante, che sicuramente ogni spettatore che viene in visita al museo torna a casa poi con un bagaglio di grande arricchimento culturale e non solo. Quindi non vi parlo solo di un museo di tipo sportivo, di una squadra di calcio, ma vi parlo di una storia che è stata parte della storia d'Italia. Vi mostrerò appunto all'interno del museo reperti dai più, diciamo, vistosi, come parte dell'aereo che si schiantò a Superga il 4 maggio del 49, e potrete ammirare maglie di grandi giocatori che hanno fatto la storia, e potrete ammirare parte dello stadio Philadelphia. Questa che vi mostro è parte della tribuna dello stadio Philadelphia, primo stadio di proprietà di una squadra di calcio, voluto dal primo presidente del Torino, il presidente Marone Cinzano. In questa teca potete ammirare la famosa cornetta del trombettiere del Philadelphia, Oreste Bolmida. Oreste Bolmida era un tifoso che, lasciato il suo lavoro alla stazione Lingotto di Capostazione, appunto, con la sua trombetta, che era per lui uno strumento di lavoro, si recava allo stadio e un giorno la leggenda narra che al suono della trombetta partì il famoso quarto d'ora granata, 15 minuti di gioco intensissimo in cui la squadra, capitanata da Valentino Mazzola, partiva con un gioco così intenso da arrivare a ribaltare i risultati e a portare la squadra del Grande Torino a inanellare circa 100 risultati positivi allo stadio Philadelphia. Questa che ammirate qui è parte dello spogliatoio dello stadio Philadelphia, proprio originale, e anche questa scarpiera è una scarpiera che è stata ritrovata allo stadio Philadelphia. Anche gli scarpini e i palloni, come potete vedere, palloni che si usavano all'epoca con la cucitura a mano. Scarpiera che è un po' rappresentativa di cos'era il calcio all'epoca, un calcio semplice, una scarpiera dove i nomi si potevano appuntare con dei piccoli chiodini, insomma era tutto un altro mondo, tutto un altro calcio. Che dire, veniteci a trovare, il Museo del Grande Torino vi aspetta qui a Grugliasco, a Villa Claretta. È sempre toro.